Ciao, oggi sono qui perché voglio darti tre consigli per memorizzare uno standard jazz. La prima cosa che voglio dirti è il motivo per cui è importante suonare i brani a memoria. Beh, è importante perché almeno in questo modo ci facciamo un bel repertorio, quindi più brani conosciamo e più siamo in grado di affrontare poi concerti e quant'altro. Quindi è bene fare inizialmente una cernita di quali sono gli standard jazz più importanti, perché a mio avviso ce ne sono, da imparare. Quindi possiamo fare un elenco di nomi da Autumn Leaves, All the Things You Are, di Charlie Parker, quindi Donna Lee, Anthropology, insomma tutti quei brani che fondamentalmente suoniamo poi alle jam session, perché i brani che si suonano alle jam session sono i brani più conosciuti e di conseguenza quelli che quando vai a suonare poi può capitare di dover fare. Un altro motivo per cui dobbiamo conoscere gli standard jazz è quello di imparare poi l'improvvisazione, cioè dalla memorizzazione dell'armonia e del tema riusciamo a capire tante cose legate all'improvvisazione, quali note suonano meglio su una tipologia di accordo. Se ad esempio un passaggio di un tema a me piace particolarmente su quella accordo, lo vado ad analizzare e cerco di capire perché suona così bene. Quindi ecco, memorizzare uno standard jazz e fare un'analisi di conseguenza armonico-melodica è un primo passo poi per imparare anche a improvvisare bene. Un altro aspetto fondamentale legato a quello che ho appena detto è capire l'armonia. Se io riesco a capire quali note suonano bene su un accordo, riesco a capire poi invece analizzando l'armonia quali tipologie di progressioni armoniche suonano meglio, perché una certa tipologia di accordi messi insieme suona così bene. Come vedi, già solamente nel primo minuto di questo video abbiamo dato molti buoni motivi per cui è importante memorizzare uno standard jazz, quindi otteniamo tantissimi benefici dal punto di vista del repertorio, di improvvisazione e di consapevolezza armonico-melodica. Una volta che hai scelto il brano da memorizzare, quello che ti consiglio è prenderlo cartaceo, quindi prendere il foglio, lo spartito di questo brano, metterlo sul leggio davanti a te e cominciare a leggere la progressione armonica. Io adesso suonerò un brano famosissimo che è All the Things You Are e quindi cominciare a suonare gli accordi di questo brano. Questo brano ha Fa minore, Si bemolle minore, Mi bemolle 7, La bemolle maggiore 7, Re bemolle maggiore 7, Sol 7, Do maggiore 7. Ecco, analizziamo queste 8 battute per adesso. Quindi una volta che io ho preso confidenza con questa progressione armonica, provo a fare che cosa? Non a suonare il tema, ma a cantarlo. Ho fatto vari video sull'importanza di cantare, te ne lascio linkato uno qui sopra. Il canto è la cosa più importante che possiamo fare per apprendere la musica, perché la musica è legata all'orecchio e di conseguenza quello che noi facciamo è un apprendimento uditivo, quindi cantare di conseguenza è molto legato a questa cosa. E cantare ci aiuta anche a memorizzare, ok? Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è continuare a suonare gli accordi di questo brano e leggere il tema e cantarlo. Inizialmente magari ti può dare una mano suonando la nota sotto l'accordo, tipo la prima nota di questo tema è La bemolle e quindi io sotto l'accordo, ok, mi do come riferimento il La bemolle, quindi Do, ok, io lo canto l'ottava sotto ovviamente, Do, poi abbiamo Re bemolle, poi Sol, Do, Fa, Si e Mi, ok? Quindi un tema anche abbastanza semplice, questo non ha note molto veloci, per quello che l'ho scelto, perché potrebbe essere un buon inizio per memorizzare un tema, anche perché è facile appunto da cantare. Quindi andiamo a cantarlo. Do, di, de, do. Ok, quindi la cosa importantissima che ti consiglio di fare, questo anche per tanti altri motivi che ti ricordo li puoi vedere e ascoltare nel video linkato qui sopra, cantare è la cosa più importante che puoi fare per apprendere la musica e di conseguenza per memorizzare un brano, è veramente di fondamentale importanza, mi raccomando non sottovalutare questo aspetto. L'ultimo aspetto è quello che già un po' accennato per spiegarti il canto, è quello di armonizzare il tema, perché armonizzare il tema ci fa capire anche l'armonia del brano, quindi ritorno al discorso che ho fatto prima di capire l'armonia e la melodia del brano. Quindi armonizzare un tema ci fa capire, ok, e ci fa entrare in testa la relazione che c'è tra l'accordo e la melodia, quindi questo aspetto ci fa memorizzare la progressione armonica e la melodia legata alla progressione armonica, perché spesso memorizziamo gli accordi di un brano, poi andiamo a suonare singolarmente il tema. Ecco, questa è una cosa che però distacca le due cose, cioè l'armonia è una cosa, la melodia è un'altra. Invece l'importante è creare relazione tra queste due cose, capire quali tipologie di note suonano su quell'accordo, e questo ci aiuta a memorizzare il tema. Ad esempio, All the Things You Are è un tema abbastanza semplice anche per questa relazione, perché è tutto un susseguirsi di terze. Cosa vuol dire questo? Terze nel senso che ogni volta suoniamo la terza dell'accordo, del corrispettivo accordo. Quindi se io sto sul Fa minore, il tema suona La bemolle, cioè la terza minore di La bemolle. Poi Si bemolle minore, suono il Re bemolle. La terza minore,
di Si bemolle. Sul Mi bemolle 7 suono il Sol, la terza maggiore di Mi bemolle 7. Sulla bemolle suono il Do, che è sempre la terza maggiore. Sul Re bemolle maggiore settima suono il Fa, quindi la nota del tema è Fa, che è anche qui la terza maggiore. Poi andiamo Sol 7, dove la nota del tema è Si. E poi andiamo a Do maggiore 7, dove la nota che canta è la terza maggiore, quindi il Mi. Ovviamente ci sono anche delle note di passaggio nel tema, però l'importante è capire dove appoggia l'accordo, quindi già capire questa cosa ci aiuta, come dicevo prima, nella memorizzazione. Per esempio il tema proprio fa così. Do, di, do, 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 di, da, do. Quindi c'è sempre una nota, diciamo, di passaggio su ognuna delle terze degli accordi, chiamiamole così. Quindi la, di, da, terza, da, 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 di, eccetera, eccetera. Quindi ogni nota viene preceduta da una nota per grado congiunto. Quindi se ritorniamo al tema, la bemolle, si bemolle, poi per andare al do, di, da, per andare al sol, io ripasso per il la bemolle, che è appunto la nota vicina al sol. Quindi do, di, da, do, 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 do. Ti, ta, ta, da sol, fa, per andare alla terza di re bemolle. Quindi ovviamente questo Old Things You Are è uno spartito che trovate dappertutto, quindi vi consiglio di prenderlo per capire meglio quello che sto dicendo. L'ultimo consiglio che voglio darti è sempre legato all'armonizzazione, e voglio dirti che ci sono vari livelli di armonizzazione. Come facevo io adesso, io stavo armonizzando solamente la nota principale, quindi ta, ti, ta. Ecco, questo La bemolle, che è una nota di passaggio, quello che abbiamo appena, di cui ho appena parlato, la lasciavo fuori, non l'armonizzavo. Volendo si può anche andare più a fondo nell'armonizzazione e armonizzare proprio tutte le note del tema. Quindi. Quindi in questo caso io ho armonizzato tutte le note del tema. Quindi ecco, ti invito a sperimentare vari tipi di armonizzazione, dalla più base, diciamo così, a quella un pochino più complessa. Se il video ti è piaciuto, ti invito ad iscriverti al mio canale e a cliccare nella campanellina per rimanere sempre aggiornato. Ciao, ci vediamo presto.